Anche io credo che questo tema dell'autoproduzione e, se vuoi, dell'autonomia in senso stretto è il grande tema. Tra l'altro, in alcuni paesi, magari Ashley mi corregge, ma in alcuni paesi è anche vietato, cioè non puoi neanche autoprodurti l'energia. Ci fu un caso, ricordo, in Oregon di una persona che raccoglieva l'acqua piovana e la non so che cosa, insomma, comunque, insomma, fu addirittura andò a finire sotto processo, come si dice. Quindi il tema dell'autoproduzione, ovviamente, e dell'autonomia è il grande tema, perché io credo che il tema è quello di da una parte sostanzialmente l'indipendenza sia dal pubblico che dal privato, la costruzione di comunità e il fatto stesso che facendo questo tipo di interventi si costruisce la comunità immagina se stessa, il suo presente, io credo anche il suo passato in modo diverso. Secondo me il problema che io vi vorrei porre, però devo dire che non sono un grande esperto, quindi lo dico così un po' male, è che secondo me da qui a poco, anche col PNRR, ho sentito, diciamo, molte colleghe e colleghi all'università, non so Alice se tu sei d'accordo, da qui a un poco ci sarà un interesse esponenziale sulle comunità energetiche, no? Che Ashley, non so se si traduce bene in inglese, sarebbero quindi per esempio comunità di quartiere che si autoproducono energia elettrica, l'ho detto molto male, e io sento che ci sarà, quindi insomma io voglio sapere come facciamo a fare questa cosa tentando di sopravvivere alla cooptazione che tra poco arriverà secondo me in qualche modo e che rischia secondo me di rompere il potenziale rivoluzionario di una esperienza del genere. Probabilmente la domanda che sto facendo è sciocca perché per il momento facciamoci le comunità energetiche e poi dopo quando provano a cooptarci ci incazziamo e facciamo qualcosa, non so, però volevo condividere con voi perché mi ero probabilmente una cosa banale, mi sono infastidito di una serie di persone che sono, diciamo, tutto hanno, tutto pensano tranne che l'autonomia o l'ecosocialismo. E che all'improvviso si sono rivelate appassionate di comunità energetiche. Non so se ovviamente non ho risposte, è solo per, come dire, interagire, chiacchierare con voi. Thank you very much to the person who asked the question. It's a really important issue, this self-production or community-based renewable energy. Here in the United States, there are many debates and struggles for this. Allora, innanzitutto grazie a chi ha posto la domanda. È molto importante parlare di autoproduzione che si basa sul lavoro e l'impegno della comunità, e come succede negli Stati Uniti. In New York, for instance, it is environmental justice organizations that are based in some of the parts of the city that are struggling the most with forms of toxicity, and these are always working class communities of color. It's these communities that are fighting for community-based solar the hardest. Allora, a New York, ad esempio, quelle, le comunità, diciamo, le parti sociali che più lottano e faticano contro questi temi, contro questi problemi, sono quelle dei quartieri più poveri, per la maggior parte persone di colore, che vivono in condizioni in cui l'ambiente è tossico, in cui devono appunto combattere contro la tossicità. So I would say that yes, these communities need to try to develop their own autonomous power in both senses of power, actual electricity, but also political power. But they cannot forget the state and the need to fight to have some kind of meaningful control over the state. E ovviamente quello che queste comunità devono provare a fare è di rendersi autonome nella gestione diciamo, dei servizi pubblici, quindi dell'elettricità soprattutto, senza dimenticare quella che è però l'importante relazione tra la comunità e il potere politico.
Quindi non si deve mai dimenticare che dall'altra parte c'è lo Stato, che quindi oltre a rendersi autonome dal punto di vista dell'accesso all'elettricità, si deve anche portare avanti un lavoro politico. And this is for technical as well as political reasons. You know, many of these poor communities don't have access to a lot of space to put up solar panels. So where are they going to get the space, particularly in a city that is so dominated by capital, right? If they can't organize politically and get the state, you know, whether it's the city council or the state of New York or the federal government to give them the space, to give them the economic help to build their own kind of community solar, it's going to be very hard for them to have the kind of autonomy that they would like to have. Quindi, ad esempio, queste comunità spesso, specialmente in una città grande come New York, che sicuramente è un territorio diverso da questo, non hanno queste comunità accesso a grandi spazi. Ad esempio, spazi che si rendono necessari alle infrastrutture come quelle dei pannelli solari. Mentre quindi queste società, queste comunità tentano di accedere a nuove forme di autonomia, devono ricordarsi che sempre hanno a che fare con il potere politico, quindi devono fare politica, perché in queste decisioni, nella concessione di spazi, intervengono anche altri attori, quali ad esempio lui dice City Council, quindi il comune di New York, la città di New York e anche lo Stato federale. And the one other thing I'll say has to do with the other side of this, with the danger of autonomy in a rampantly unequal society, and, you know, societies all around the world. I mean, I'm originally from South Africa, and what's happening in South Africa is that the grid often crashes, right? You know, there are brownouts and blackouts, and so wealthy people there are putting up their own solar panels, and they have their own batteries. And so they can just, you know, make themselves autonomous of the entire electric grid. And that's a tendency throughout the global south. Wealthy people have diesel generators, and when the grid crashes, they just turn their diesel generators on. And there's a real danger that as solar power becomes available, you know, more and more people are going to retreat, and then we're going to have energy apartheid that's even worse than what we've got now. So there have to be struggles to have everyone included, right, within the grid. And those struggles are playing out right now in places like Soweto, where people are rioting every few days to insist that the grid include them and that they have a certain amount of electricity that be given to them for free as a human right. Quello di cui dobbiamo sempre ricordarci, la cosa che voglio sottolineare, è che mi preoccupa molto rispetto all'autonomia energetica, è che questo tipo di autonomia spesso viene raggiunta dai ricchi e che quindi anche in questo caso si tratta di considerare le nostre società, i nostri paesi come corretti o no rispetto all'accesso alle energie. Lui dice, io ad esempio sono sudafricano, vengo dal Sudafrica, un posto dove esistono già partiti politici e gruppi sociali che sono i più ricchi, che possono accedere ad esempio ad avere i propri generatori energetici, a acquistare in maniera autonoma pannelli solari e quindi riescono queste fette della società che sono le più privilegiate raggiungere facilmente un'autonomia energetica che invece viene negata automaticamente per questioni economiche alle parti più deboli. Ad esempio a Soweto ci stava raccontando come ci sono già dei riots, già delle battaglie continue da parte delle fasce più deboli della società per essere anche loro off the grid, come si dice, cioè di essere coinvolte e fatte parte di tutto quello che sono l'accesso ad esempio ad energia gratuita o comunque ad avere anche loro pannelli solari e così via. E sul discorso delle comunità energetiche, che ovviamente appunto parlando di alternative e di energia sono una delle cose che salta subito in mente, no? E, in realtà ci sono appunto, come già Marco diceva, c'è moltissimo interesse in queste comunità energetiche, molti studi anche. E,
Dal mio punto di vista, quello che Marco diceva rispetto al anche al rischio della cooptazione su sussunzione, cioè secondo me più che un rischio, cioè c'è già, cioè non so come dire, e non voglio portare con questo una nota negativa in prospettive positive, anzi appunto rivoluzionarie e trasformative, perché sicuramente l'esempio che faceva Francesco prima è un esempio rivoluzionario ed è un esempio che, come già lui stesso accennava, ci porta avanti, no? Anche nel ripensare i sistemi energetici. Però è anche vero che la costruzione di alternativa dall'interno dell'Occidente ricco ha sempre un po' questo binario un po' strano, un po' difficile da abitare. Per quanto mi riguarda, in questo momento sto studiando esperienze di auto-organizzazione più sul lato cibo, di movimenti più sul lato cibo che sul lato energia, però io vedo delle similitudini, forse perché ci sono delle dinamiche simili, ma anche forse perché si tratta comunque di due cose che veramente stanno alla base appunto dei bisogni della riproduzione, della vita. Sicuramente questi nuovi appunto paradigmi comunitari di costruzione di un'alternativa hanno dalla loro parte la forza di dimostrare che esiste un modo per fare le cose diversamente. Dall'altro lato, forse storicamente nelle esperienze quantomeno più vicine a noi, è mancato l'aspetto del conflitto che invece evidentemente nel caso zapatista c'era, no? E quindi diventa queste pratiche, anche se vogliamo di rottura, anche rivoluzionarie, però che spesso non si politicizzano in quanto tali, restano aperte comunque a una riarticolazione che può essere, per esempio, in senso imprenditoriale, in senso di, tra virgolette, capitalismo dal volto umano o dal volto verde o da quello che vogliamo. E appunto, come dicevo, esistono già, cioè le comunità energetiche al momento sono sì esperienze in certi casi di comunità, ma sono anche esperienze che si aprono a una prospettiva territoriale molto più ampia. Ecco, in questo a me viene in mente, se vogliamo, non so se il parallelo possa funzionare, poi magari me lo direte voi, però certa deriva o una certa traiettoria anche dei movimenti cooperativi. Io adesso sono a Trento e vivo questa, insomma, vedo da abbastanza da vicino questa realtà, appunto di nuovo nel contesto del cibo, però per esempio, no, l'idea della cooperativa, non so, delle mele e uva, cioè la monocoltura, la bicoltura in Trentino è questa. Il sistema cooperativo chiaramente ha creato un'infrastruttura di, anche se vogliamo, mutualismo in qualche modo, però si è trasformato poi in un'imprenditoria gigantesca che in realtà in qualche modo sta in questo momento anche bloccando l'innovazione sociale, perché ha creato una forza che è diventata una forza di mercato, una forza capitalista, di forma cooperativa ma capitalista. Allora, dal mio punto di vista, il problema sulle comunità energetiche c'è e forse la domanda è appunto forse come politicizzare queste esperienze e come riuscire a capire qual è il limite entro cui non sono più cooptabili, più sussumibili, e questo limite dal mio punto di vista è il limite del conflitto, è il limite dell'esplicito anticapitalismo e di un rifiuto appunto di messa a profitto della vita, dell'energia e della riproduzione.